Arriva Emanuele Bearzi. Bomber Emanuele Bearzi. Bomber, sì, vieni pure qui Emanuele. Perché lui perché è qui? Perché è cugino del Bea. Certo. Vai avanti con quella, così poi mi tirano le orecchie che chiamano gli amici. No, non è vero. Va. In realtà è rappresentanza dell'Ancora. La presenza tua l'ho rubata, la promessa, già il giorno, perché sono furbo, no? Tu ti porti avanti. Ma tu sai quando? Il giorno della matematica promozione dell'Ancora. In quel giorno sì che eravate lì, su, tu potevi chiedere qualsiasi cosa, ti avrebbero detto la... di sì. Hanno firmato col sangue addirittura. Beh, insomma, quando si o si vince o si viene promossi è tutto bello. Tu, sì, ovvio. In più hai anche vinto la classifica di canoniere della terza. Quindi certo. quanti gol quest'anno in campionato? In campionato 22. Una bella sorpresa, perché avevo detto, sono insomma, tanti, eh? Sì. Non ne ho mai fatti così tanti, quindi ho sempre detto non sono mai stato un bomber, quindi appunto dico una sorpresa per questo. Più di qualcuno mi ha detto li puoi fare tranquillamente e così è stato. C'è anche creduto loro, e poi alla fine quando vengono inizia a crederci. Beh, anche tu, anche perché tu insomma hai uno storico di squadre importanti dove hai giocato, ricordiamolo. Allora ma sono partito comunque con l'Auco in terza categoria, poi ho fatto l'Auco a un pezzo, poi di nuovo l'Auco, poi sono andato a Villa, poi Leggiana. Poi è che sono un po', quindi il Leggiano, Varese, il Bobo Vieri, diciamo. Il Leggiano, Varese e poi di nuovo il Leggiano e quest'anno con l'Ancora. Anche al Reale hai giocato tu? No, non ho giocato. Ah, non hai mai giocato? No. Okay. Mio cugino ha giocato al Reale. Sì, no, beh, il tuo cugino sì, mi sembrava che al Reale. Sei sicuro? No. Ma sì, sono talmente tante che effettivamente potrei aver ricordato, però no, non ho giocato al Reale. No. Direi no. Proprio di sì. Però insomma, una bella esperienza che sì, hai portato sì. A Prato. A Pesaris, al comune di Prato Carico, sì, esatto. Che ci tengono. E quest'anno che annata è stata per l'Ancora? Come l'hai vista tu? Beh, un'annata positiva, condita ovviamente dalla promozione finale. Siamo partiti un attimino, come ho anche detto, con degli strascichi dell'anno scorso, penso, da quello che mi hanno raccontato, e piano piano è andata sempre più in salendo, ecco, abbiamo avuto anche noi un momento dove eravamo un attimo distanti dal Comelians, mm-hmm. E eravamo un 5-6 punti, però l'ambiente è sempre stato unito, umile, ci hanno sempre creduto tutti e quindi alla fine secondo me è una promozione del paese, della società, meritata, e vedere le persone comunque emozionate, come hai visto anche tu insomma al partita party con gli occhi lucidi, quella secondo me è stata per me la cosa più bella. Quindi se devo racchiudere il tutto, quella è stata la cosa più bella, l'emozione più bella che di quest'anno, oltre ai gol, ecco. Quindi una stagione emotivamente bella, mi ha dato belle sensazioni, ecco. Certo, ma non era partita proprio di slancio, cioè l'Ancora non era una di quelle squadre che all'inizio della stagione era partita bene da dire occhio che c'è anche l'Ancora quest'anno. Siete venuti fuori più avanti nella stagione. Beh dai, in realtà siamo partiti anche bene, perché abbiamo vinto la prima 3-0 col San Pietro, bene. L'andata l'abbiamo fatta bene, secondo me c'è stato un attimino di arresto, abbiamo avuto dei cali di tensione, una sconfitta, no? In casa, no? Anche abbastanza pesante, adesso non mi ricordo. Abbiamo avuto una sconfitta con il San Pietro, il San Pietro, secondo sì, me, esatto. dove lì si è visto un attimino un po' di sconforto nell'ambiente, però dai, siamo ripartiti anche da lì e il finale ci ha premiati. Però io inizialmente non sapevo com'era la categoria, quindi non volevo espormi. Mm-hmm. Però poi, mano a mano che si prosegue il campionato e che si capisce un po' come sono le squadre, io ho detto, secondo me possiamo rimanere là solo. Ho detto anche in un'intervista con Damiani e insomma così è stato e sono contento di questo, ecco. Prossimo anno ti fermi? Sì, l'avevo già detto che mi fermo. No, per dovere anche della seconda, beh, ma dire, sicuramente insomma, poi della conquista. Guarda, mi hanno trattato veramente bene.
mi hanno trattato benissimo, sono stato bene, c'è stato tanto rispetto e riconoscimento nei miei confronti e spero comunque di aver ripagato anch'io, no? Insomma, in una certa maniera con il mio contributo sia a livello realizzativo, ma spero di aver lasciato qualcosa e di continuare a lasciare anche come persona, insomma, non solo per i 90 minuti o per quello che è il calcio, anche a livello umano. Spero di riuscire a lasciare ancora qualcosa all'ancora col prossimo. Quindi anche a livello, diciamo, di ambiente ti è arrivato di più di quello che magari ti aspettavi, da quello che racconti, cioè ti hanno veramente dato tanto. Ma allora, non è sempre facile giocare quando giochi nella squadra di casa, attenzione. Sì. Non è sempre facile, perché tante volte, cioè, se la stagione va bene magari è più semplice, ma quando la stagione non va bene, proprio perché si ha una confidenza particolare, sì, con l'ambiente, sei il primo cui magari puntano il dito, sì, è più facile che succeda così. Sì, sì, è vero, ti do ragione, può succedere così, però quest'anno dall'ambiente ho ricevuto quello che poi Omar mi ha detto, quello di cui lui mi ha parlato per telefono in questi anni, è quello che mi ha illustrato dell'ancora. Io poi l'ho vissuto lì. E è un ambiente sano, è un ambiente umile, e i ragazzi umili, e quindi io ho vissuto questo, un ambiente unito, umile e che si rispetta. Quindi è proprio quello che mi ha detto il presidente e questo è quello che ho ricevuto. Non mi ha raccontato bugie, è stato totalmente sincero. Io ho ricevuto, oltre a questo pacchetto, ho ricevuto anche un bel riconoscimento tra striscione di capocannoniere, insomma, però è bello come, è anche un pallone firmato da tutti, ecco. Sono cose che, certo, insomma, ti rimangono, ecco. Come lo racconti tu, che hai visto molte piazze, no? È anche, sì, bello che tu racconti così della piazza di casa tua, se vogliamo, no? Sì, perché possiamo dire così, dai. Perché quando si parla dell'impatto sociale che ha il calcio, il carnico, nel quotidiano delle nostre zone, no? Ecco, è bello sentire anche un ragazzo che ti fa una disamina di questo tipo e di questo livello, mm-hmm, se posso farti un complimento. Beh, grazie mille. Perché per tanti si impicca il ballone, no? Beh, no. In realtà il calcio ti insegna regole, certo, educazione, un po' una parte di quello che ti insegnava il militare una volta. Adesso sì, non c'è, esatto, più, no? Sì, però stare in gruppo, certamente, è un modo di vivere la vita in maniera diversa, perché non sei più da solo, sei alle regole del gruppo, e che sono regole magari concordate a cui tutti, è importante che si tengano queste regole, mm-hmm, no? Quindi è una regola che sicuramente insegna a diventare uomini migliori. Io sono convinto di questo, che il calcio e lo sport in generale ti metta davanti alla crescita, sì, sì, no? È una prospettiva di crescita. Di crescita. Noi abbiamo visto due partite, le ultime due, mm-hmm, le vostre, no? Sì. Personalmente, due le hai viste tu, immagino, mm-hmm, se le hai viste entrambe, adesso non so quando dire col Paluzza. Abbiamo visto che dei bei giovani. Abbiamo già parlato dei friulani. Bravo, giusto. No? Infatti, abbiamo visto che dei bei giovani. Mi fa piacere che hai toccato questo argomento, perché io ovviamente il primo anno che faccio l'ancora e li ho visti, quindi da marzo, no? Ho visto, mm-hmm, giovani, e li cito anche, tipo come Filippo, Fabrizio, Diego, ma anche lo stesso Cini, che alla fine era tanto che non giocava, e all'inizio vedevi che era un po' in affanno, ed è stato veramente tanto decisivo quest'anno. Se serve che metta su qualche chilo, lo tengo io a casa per prossimo, all'ingrasso, perfetto. Forse quello è un po' il suo punto debole, se vogliamo, no? tanto generoso può essere un suo punto debole, però la generosità che ha lui compensa i chili che può non avere, ecco. No, e devo dire che i ragazzi sono cresciuti, e sicuramente bisogna dare il merito anche al mister, che ha fatto anche allenamenti in parte principalmente con loro, mm-hmm, gli ha regalato persino un pallone per fare tipo un pallone elastico per fare tecnica, quindi tanta roba, insomma, e io li ho visti crescere. Secondo me da inizio stagione a fine stagione hanno fatto un bel upgrade, ecco, e quindi mi ha fatto piacere un sacco anche questo, anche perché
è piacevole sapere che si può contare anche il prossimo anno. Esatto, ce li vedo già giovani pronti, che... tra virgolette, per il prossimo sì, anno. Sì, su dei giovani. È bello anche vedere che hai del materiale, certo, su cui lavorare, certo. No? Devono lavorare su quello, non anche sul futuro. Non tiri fuori il sangue dai muri, se non c'è, non c'è. Però in effetti giusto. L'Ancora io l'ho vista giocare proprio bene, cioè è stata una, sono state due partite piacevoli, ecco. Ma assolutamente. Dai, ci abbiamo messo del nostro. E adesso avete una bella sfida, la seconda che voi avete, voi siete scesi e risaliti, no? E anche questa è una dimostrazione di forza, perché già. Non capita sempre. Già. Tante volte c'è un fuggi-fuggi nella squadra che retrocede, la storia del Carnico ne è piena di queste storie qua. Vero. E invece non è successo, anzi, rimesso la testa fuori subito. Sì, qualcuno comunque ha preso altre strade, è giusto, perché è giusto anche provare altre esperienze, anche categorie superiori. Però merito al presidente, che al presidente e tutta la dirigenza, che è riuscita comunque a mantenere un organico competitivo per una terza categoria, e ora sicuramente staranno già vedendo di rinforzare per la seconda categoria, insomma, ecco, che non sarà per niente semplice. Secondo te è veritiera la classifica finale, per quello che hai visto tu quest'anno, o ti aspettavi qualcosina da qualcun'altra? È una domanda è una domanda un po' difficile, perché eravamo più o meno tutte lì. Io ti dico, sono onesto, secondo me il Come gli hanno sammollato perché non aveva un vero bomber davanti, uno che andava magari appunto sui oltre i 15 o i 20. Faccio un nome, se magari il Come gli aveva De Toni, certo. Forse sai. O sì, Bearzi, sì. Ad esempio. Beh, Dio, ne ho fatti qualcuno anch'io, sì, però ecco, sì, vero, quindi secondo d'accordo. Me la classifica è veritiera, perché... Il Resi ha dimostrato di essere concreta, compatta ed è rimasta lì. La Mogese tutti la davano come una papabile, come una delle più forti per andare su. Ma non solo quest'anno, già anche gli anni, anche scorsi, gli anni scorsi. Rischiato di salire, sì. Il Comedians è la sorpresa com'è, quindi noi la squadra retrocessa che comunque dai doveva cercare di rimanere lì, ecco. Allora Emanuele, grazie per essere venuto qui oggi, per averci raccontato anche, poi ci darà ripetizioni su come buttarla dentro. Ha fatto due gol anche stasera, già che racconta. Si è scaldato un attimo. L'ha messa dentro anche oggi. Complimenti ancora. Grazie mille. Sia per la promozione ovviamente dell'Ancora in seconda, ma anche per il tuo titolo di capocannoniere, che insomma ti permetterà, io ti consiglio di rinforzare fortemente per la Stinchi per l'anno prossimo, perché i difensori in seconda ti aspettano al varco. Immagino di sì, non sul naso quando arriverai vicino a loro, insomma è quello che ne ha fatti 22 l'anno scorso sto qua, quindi ti tratteranno con i guanti. Grazie Emanuele, grazie mille ancora. A voi, grazie per essere con noi, grazie.